Ora parliamo di una importante iniziativa. Si è svolta a Catania la presentazione dell'evento Maggio in Forma, organizzato da Andos Comitato di Catania e dalla Fondazione Etica e Valori Marilu Tregua con il sostegno del Quotidiano di Sicilia. La manifestazione, patrocinata dal Comune di Catania e dall'Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, offre alle giovani donne non raggiunte dal sistema sanitario nazionale l'opportunità di effettuare una visita senologica e una mammografia gratuita. E all'evento di presentazione di oggi c'era per noi Lucio Di Mauro. Vediamo il servizio. Una bella iniziativa, Maggio in Forma, è sicuramente sensibile, soprattutto anche il tuo intervento importante e anche l'informazione che bisogna dare alle donne soprattutto, ed è un bel esempio che state dando. Si potrebbe benissimo allargare questa iniziativa anche nei posti di lavoro. Sì, assolutamente, hai detto bene, informazione. Maggio informa significa questo, mi tengo in forma da una parte e quindi penso a me stessa, faccio una mammografia, ma anche il fatto di essere informati, questo è fondamentale. Ovviamente l'abbiamo dedicato ormai già da 7 anni, siamo alla settima edizione, l'abbiamo dedicato alle donne che hanno una fascia d'età compresa tra i 40 e i 49, che non rientrano nello screening mammografico, quello che va invece dai 50 ai 69 anni ogni 2 anni. Quindi un appuntamento importante per le donne di Catania e della sua provincia. In piazza Stesicoro sabato 14 ci sarà la possibilità di prenotare la propria mammografia presso la sede dell'Andos, che in questo momento ha avuto la possibilità e l'occasione di avere un mammografo digitale diretto, quindi di ultima generazione, per guardare bene i seni densi che sono proprio delle donne giovani tra i 40 e i 49 anni. Qual è il messaggio che tu personalmente come donna vuoi dare alle altre proprio per invogliare alle donne di farsi di sapere, di curarsi o comunque di cercare un attimo di diagnosticare, speriamo no, qualche problema? Allora, intanto tenere sempre in considerazione il proprio medico di famiglia, il proprio medico di medicina generale, e quindi se notiamo qualcosa che non va nel nostro seno, a lui dobbiamo sicuramente riferirci in prima battuta. Dopodiché, subentra il senologo, il quale ti consiglierà quale esame fare, e va fatto. Dedica mezz'ora del tuo tempo, un'ora del tuo tempo una volta l'anno e fai un esame mammografico. Certo, da questa tua esperienza personale che hai avuto si è allargato un po', si sono allargati gli orizzonti, ma è giusto essere così, è giusto informare, è giusto far sapere che c'è qualcuno che può mettersi, si mette accanto alle donne ed è questa, l'informazione giusta che bisogna dare. Assolutamente, noi crediamo molto nel fatto di fare informazione e prevenzione. Maggio in Forma nasce proprio da questa esigenza, nasce da un grande dolore, come tu sai, ma è diventato ormai un appuntamento fisso per tante donne che vogliono avere cura di sé e fare la prevenzione. Senti, qual è il messaggio? L'abbiamo detto a Francesca, adesso te lo dico a te, il messaggio che vuoi dare alle altre donne? Stare informate, essere informate e volersi bene. È una bella iniziativa Maggio in Forma che coinvolge sicuramente le istituzioni, ma anche il sindacato. La CISL in particolare è sensibile e poi sia Graziana che Lucrezia sono ovviamente portatrici di messaggi di informazione giusta per tutte le donne. La CISL da tempo è vicina ai lavoratori, alle lavoratrici soprattutto, anche in questo momento. Sì, come hai ben detto, è vero, siamo presenti, siamo molto contenti oggi di sostenere questa campagna di prevenzione organizzata da Andos e Tregua, perché riteniamo, come coordinamento, ma grazie anche alle linee condotte dalla nostra segreteria, che la prevenzione sia importante e debba essere vissuta come un momento di comunità. E noi vogliamo stare appunto dalla parte della comunità, essendo presenti all'interno della società, all'interno dei luoghi di lavoro. Infatti da anni la CISL si prodiga per portare avanti programmi di prevenzione. Ci sono diverse categorie all'interno della CISL, appunto, che si occupano di portare avanti programmi di screening, come per esempio la CISL Poste col Camper della Vita, che quest'anno organizzerà il 13° camper con Andos, oppure con convenzioni
convenzioni da parte della ST Thompson, convenzioni di prevenzione anche con le Ferrovie dello Stato, col settore terziario. Quindi siamo presenti e il nostro obiettivo è quello appunto di divulgare sempre di più la cultura della prevenzione e farla entrare dentro le nostre case, ma soprattutto dentro i luoghi di lavoro, perché sappiamo bene che quando la prevenzione, ecco, non riguarda soltanto le donne ma anche gli uomini e le famiglie, perché quando si ammala una donna, si ammala una mamma, si ammala una moglie, si ammala un'intera famiglia. Quindi è giusto vivere la prevenzione come un momento di comunità, e noi ci siamo, la CISL c'è.